Uomini e robot, un dialogo possibile. Come ti chiami? Andrea Rinaldi. 16CF69ZVACX5. Quanti anni hai? 16 a giugno. Ho solo 6 mesi, ma invecchio in fretta. Cosa fai nella vita? Faccio lo studente. Sono progettato per aiutare gli uomini nella loro vita quotidiana. Cosa pensi dei robot? I robot? Tipo Forgoa? Sono troppo complicati. I robot sono macchine eccezionali. Però hanno un piccolo difetto, possono fare solo quello per cui sono stati programmati. Cosa pensi degli umani? Pensare? Ma io non sono stato programmato per pensare, ma per fare determinate azioni. Da chi è composta la tua famiglia? Eccola! Anche io ho genitori, cugini e nonni. Siamo una famiglia allargata. Come comunichi con i tuoi amici? Comunichiamo tramite codici. Ma loro sono tipi di poche parole. Lui, poi, è un intelligentone, non dà molta confidenza. Cosa fai quando tutti i robot della tua vita sono spenti? E tu, cosa fai quando gli uomini sono spenti? Ti senti mai solo? Beh, a volte sì. Io non posso provare sentimenti, però, se ti senti solo posso far partire un messaggio. E far arrivare tutti i tuoi amici. Come sarebbe la vita senza robot? Sarebbe un casino. Troppo complicata. Credo che ormai non si possa più tornare indietro. Come sarebbe la vita senza umani? Se potessi essere un robot per un giorno, cosa faresti? Conquistare il mondo! Vorrei rimanere sotto carica tutto il giorno. Riprodurrei tutte le mie canzoni preferite. Proverai a volare, sarebbe fantastico. Vorrei aiutare le persone. È troppo complicato. Se potessi essere un umano per un giorno, cosa faresti? Vorrei fare un tuffo al mare. Cosa invidi ai robot? La capacità di gestire tutti i problemi e di dividerli in sottoproblemi. Il fatto che non possono provare dolore. Cosa invidi agli umani? La creatività. Se potessi cambiare qualcosa di te stesso, cosa cambieresti? Vorrei essere più bello. Vorrei essere più muscoloso. Vorrei avere gli occhi azzurri. Sono già bello, muscoloso e azzurro. Perché dovremmo comprarti? Perché sono utile, carino e coccoloso. O almeno ci provo. Qual è la tua più grande paura? La mia più grande paura è che i robot ci attacchino e che un giorno prendano il sopravvento. Ho paura che un giorno non ci siano più umani. L'ultima domanda è solo per il robot. Cosa provi sapendo che non hai la capacità di formulare pensieri in modo autonomo e che tutto ciò che fai è stato definito dal tuo programmatore? Non sono stato programmato per rispondere a questa domanda.